Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo Scopriamo le creazioni in resina. Scusate l'assenza, ma ho avuto da fare, per cui non sono riuscita a fare video. Prima di cominciare, volevo ringraziare Leila Invernizzi, La Dolcezza Vien Guardando, che ha un canale qui su YouTube. Grazie Leila, sei stata veramente carinissima perché mi ha dedicato un video, cioè veramente grazie, grazie, grazie. Ovviamente se volete farci un salto, lei sarà felicissima. Grazie Leila, un saluto, un abbraccio e un bacio. Ok, poi devo ringraziarvi per i mille mille commenti che mi avete lasciato negli ultimi video. Per le nuove iscrizioni, grazie ragazzi e partiamo. Allora, il solito fioccone. Ho fatto un po' degli vabbè. No, vabbè. Ammazza. Ho fatto degli esperimenti. Allora, prima che me lo chiediate, questi glitter li ho presi su Amazon, per cui se fate una ricerca su Amazon glitter vi escono. Marco, apri Akira per piacere. Scusate, la mia gatta vuole passare da, ecco, appunto. No, ma gli ho detto, ma lasciamo un po' le porte aperte così la gatta passa. Invece, certo, va bene. Questo è il fioccone, vi stavo dicendo. Bellissimo, mi piace tantissimo. Allora a questo punto vediamo anche la rosellina. Wow. Altra rosellina, questa sull'oro. Ne avevo già fatta una sull'oro. Va bene. E questo colore insulso che però dai, sembra un rosa antico con dell'oro. Vabbè, dai, no, non è da buttare, si può tenere. Ok, poi una stellina sempre con quel colore insulso. Mi era avanzato il colore, come potete vedere, e gli ho fatto la stellina. Questi li ho presi da Beautiful Molds. Poi il mio Starbucks. Non uscirà mai, credo. Eccolo. Il mio Starbucks. Il frappuccino al cioccolato. Bello, mi piace. E poi c'è anche quest'altro. Aspettate che arrivo. Eccoci qua. Uno è cappuccino e l'altro è cappuccino cioccolato. Belli, piacciono. Poi abbiamo un orologio. Bello, Giovanna, questo orologio è per te. Fammi sapere se ti piace. Forse ce l'abbiamo fatta sto giro. Ciao cara, un saluto. Ok, poi abbiamo questo stampino. Prima che me lo chiediate, l'ho preso su Wish. E ora tiriamo fuori. Wow, la targa di Louis Vuitton. Bellina la il Coco Chanel, bello la coroncina, wow, tutta glitterata in argento. Ho fatto la base nera, poi gli ho messo i glitter argento e questo è il risultato, cioè praticamente lo stesso che ho usato qua. Poi lo stemmino della Starbucks. Sì, non si capisce nulla. Vediamo se mette a fuoco. Ok. Non è stato l'ideale usare quei colori con questo, con quello stampino lì. Poi una rosellina. Che bella, questa mi piace. Questo stampino arriva da Wish. Bella questa rosellina, mi piace molto di più di questa. No, vabbè, sono belle tutte e due, dai. Poi due ali. Ok.
Vabbè, queste. Oddio. Sì, dai, sono carine. Vabbè, niente di che. Poi il pipistrellino, Beautiful Moles. Il pipistrellino mi piace con l'argento, bellino. Sì. Poi la base cameo. Wow. Ammazza. Qua ci esce una dollina dark. Sì, proprio proprio bella. Bella, mi piace. Poi ancora tiriamo fuori. Ce la facciamo, ce la possiamo fare, sì, la farfallina, anche qua ha avanzato il colore ovviamente, però dai, non è malvagia. Ok, poi passiamo, ah no, c'è ancora questo, sì, vabbè, questo è da cestinare, non c'entra nulla, né il colore, né. Mi era avanzata un pochino di resina e gliel'ho versata, ma anche questo non credo che. Però dai, questo c'è il suo perché. Questo è il suo perché. Sì, dai. Non è il massimo, però. Ok, ora passiamo agli adesivi. Qua ho fatto degli esperimenti con colori, con nuovi stampini che ho trovato su internet, cioè nuove immagini che ho selezionato, ho stampato, ritagliato e ora vediamo il risultato. Ok, lei è Jasmine, però mi fa impazzire. Non mi fa impazzire perché non c'entra nulla il giallo dietro. Non c'entra nulla il giallo dietro. Mi sa che ho sbagliato personaggio. Pensavo che qua ci fosse un altro personaggio che ora non vi dirò. Per cui ho messo il giallo e la rosa al posto di mettere l'azzurro. E vabbè. Niente. Poi. Oh, questa mi piace, questa ci piace. Beh, lei è Elsa, ma questa l'ho azzeccata. Gli ho messo tutte le stelline sbrilluccicose. Melina Elsa. Poi, qua c'è. Bella. Che belle tutte e due. Anna Elsa, che carini. Belle, mi piacciono. Poi c'è un altro piccolino. Anche lei, Jasmine. Questa mi piace un po' di più. Strano, ma vero. Bella. Poi facciamo quelli grandi o questi piccoli? Facciamo questi piccoli. Wow, ma non è meravigliosa? Ma mi piace da matti, più di questa. Perché questa è Kibi, piccolina. Bella, mi piace anche come è uscita, porca miseria. Poi questa, che carine. Wow, no, questi mi piacciono tantissimo. Tantissimo. Belle, 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 belle. Poi. Ah, questi qui sono le. Lei è la cagnolina della Cenerentola, del Palace Pets. Sì, dai, carina anche lei. Bella, mi piace. Poi. Qui cosa abbiamo? Vediamo. Oh, lei è Giselle con
come d'incanto il film sempre della Disney, mi piace tantissimo anche lei, bella. Questi sono tutti stampati e ritagliati da me, eh. Cercato le immagini su internet, potete farlo benissimo anche voi, vi scegliete le immagini che più vi piacciono e poi le ritagliate e le scocciate. Io ho passato lo scotch sia davanti che dietro, ovviamente. Bello. Ariel, mamma, quanto è bella! È proprio nel profondo blu, bella, mi piace. No, vabbè, questi mi sono usciti da Dio, ragazzi. No. E poi, wow, Malefica. Sì, gli ho fatto un po' uno sfondo un po' cupo. Ok, e questi tre via. Poi, cosa abbiamo ancora qua? Aurora. Potevo fare un rosa un po' più confetto, però vabbè. Ci piace. Poi, Belle. Sì, non è malvagissima. Poi abbiamo Cenerentola, che carina, bella, piace. Ok, ora passiamo a questi giganti. Tarararam, taratandam. È finito su qualche glitterino. Belle però, mi piace. Bella, ci voglio fare le collane per le bimbe, perché fra un paio di settimane, no, alla fine di giugno, per cui un po' di più di un paio di settimane, avrò un mercatino dedicato, lo chiamano il Bosco Fatato, a Cossogno, ed è dedicato ai bambini, per cui volevo portare un po' di queste cosine qua per i bambini. Che bellina! Oh, wow! No, vabbè, dai, che gli vogliamo dire a questa? No, no, ascolta. Allora, so che non è una principessa che ha riscosso molto successo. Lei è Tiana, però è uscita da Dio. Mi faccio i complimenti da sola perché è vero. Cioè, è uscita meravigliosa. Non vedo l'ora di comporre, di farci la collana con tutte le perline verdi, bianche, beggioline. Bella, 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 bella. Mi piace tanto. Ok, andiamo avanti. Ah, questa è la gattina di Rapunzel. Guarda che carina. Con questo, allora, i fiori sono adesivi. Infatti, li ho messi anche qua. Li ho messi qua anche la farfallina adesivo. Li avevo, ho detto, ciao, ma guardiamo un po' questo sticker, che bellina, bella, poi, belli, ma dai, ma non sono meravigliosi, poi vediamo qua cosa ho combinato, bella però il retro dovevo farlo più chiaro, scusate, più chiaro. Il retro dovevo farlo più chiaro, sarebbe venuta fantastica con un retro più chiaro. Però dai, sì, mi piace lo stesso, è bella lo stesso, per carità. Però con un retro un po' più chiaro sarebbe stata più bellina. Ok, poi. Wow, Giselle, ancora, vedete? Qui pensavo ci fosse Mulan, ma io allora a questo punto Mulan non l'ho proprio fatta, mi sa di no. Comunque vedete che sul blu è più bellina che sul giallo. Kira, sto girando il video. Puoi aspettare 2 minuti? Grazie. Ma sì, ma è chiaro che questa deve rompere i 10 minuti che io faccio il video. È chiaro, no? Oh. Allora, stavo dicendo che è più bella sul blu che sul giallo. Vabbè, vediamo. E l'ultimo.
L'ho fatta sempre lo stesso personaggio, però più in grande. E vi dirò, mi piace di più. Allora, qua ci ho messo un po' più di argento col sullo sfondo, mentre qua un po' meno. Ma sono belle tutte e due, dai, che gli vogliamo dire? Ma forse questa qui è più sbrilluccicosa, sbrilla di più. Mi sembra di sì. Va bene ragazzi, io sono stra felice di queste creazioni in resina. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi, se vi piacciono quanto sono piaciute a me. Ora ci farò un bel po' di cosine, perché sicuramente sopra queste due non ci scappa una bambolina, sicuro. Poi invece queste più grandi credo che ne farò altre, perché una volta preso il via io difficile che mi fermo. Non sono meravigliosi. Mamma quanto mi piacciono. Vabbè. E niente, queste farò le collane per le bambine. Sono grandini effettivamente. Vabbè, vediamo. Io le faccio, poi vediamo cosa ne penseranno anche le bambine. Poi. Che stavo dicendo? Ah sì, che sono felicissima di questa colata, mi piacciono tantissimo sto giro. Vediamo se alzo un po' la telecamera. Ok ragazzi, vi saluto, vi ringrazio e alla prossima, ciao!